Mas não conheço, eu não tenho até um dinossauro! Dinossauro! Bentornati sul canale dei Rolling Gamers. Questa cosa sta sfuggendo di mano. Cioè letteralmente sfuggendo di dita. Diciamo che parlo solo così adesso. Ma una domanda, ma un video del genere con un dinosauro su due dita e uno che vi spiegherà il gioco, cioè che vi farà il gioco che si chiama Sauro, non è il massimo? E lo stupore. Detto questo, bentornati sul canale A te il dinosauro, a Sauro il dinosauro, volano dinosauri. Oggi vi parliamo di un giochino fresco, proprio uscito dal paleolitico, dall'era dei dinosauri. Pensa come un dinosauro, tra parentesi. Dai. Era incastrato. Ah. Hai goduto? Jurassic Park. No. Dinosauri Island, gioco della Genos Game, sì. Da 1 a 4 giocatori, della durata di 90-120 minuti. Sì. Che dire? Andiamo subito a vedere cosa c'è dentro e ne parliamo dopo. Andiamo ad aprire questo gioco coloratissimo. È indistruttibile, il ballo più indistruttibile del pianeta. Andiamo ad aprire, fa 70 kg. C'è un regolamento, anche questo coloratissimo, stracolorato. Oddio, tipo battitura a macchina, che figo! Mi rimarrà molto facile leggerlo. Fustelle colorate, verdi. Dinosauri. Oddio, la grafica è bella. Sembrava tanto più brutta, guarda. È bella la grafica. Altre fustelle. Domanda è, questa scatola avrà il... Scomparti. La zanzara nell'ambra. Un riferimento puramente casuale. Qualsiasi film. Attenzione, gli scomparti ci sono, non fatti di plastica, diciamo, ma di cartoncino. Apprezziamo, attenzione, la plancia, le plance con i buchi, anche questo è triste, però con la plancia con... Guardate, cioè, è bellissima, è figo. Tre plance per ogni giocatore, questo credo, da quello che ho capito, dovrebbe essere una plancia per ogni fase, credo. E la fase qua, no, sono quattro. Guardate quante plance! Oh mio Dio! Bellissimo! Cioè, bello proprio! I dadi. Porca miseria! I dadi color ambra! Attenzione, ogni riferimento è fuori casuale. C'è la zanzara dentro? C'è la zanzara, non lo so, non credo. Ci controllo. Non ce la faccio a prendere. Controlliamo. No, non c'è. Però è bello, davvero bello. Cubi in plastica. Vediamo se. Ma visto pure le miniature sono tutte in plastica. Un ottimo controllo. Sì, in plastica. Facciamo la caduta casuale. Poi, meeples. Perché hanno il cappello da cowboy? Cioè, la domanda è... C'era quello... Ah, è vero, c'era il capo del pacco. Quelli che li portava in giro. Quelli, il cacciatore, diciamo. Poi credo ci siano i visitatori, credo. Come funzionerà? E ci sono i dinosauri, però noto come... Tutti uguali? Esatto, ma quando noto un grande dispiacere che i dinosauri sono tutti uguali. Pensavo che prendessero forme differenti. Potete vedere, sono tutti questi di triceratopo, ricordo bene? Sì, il triceratopo però va sempre, cioè, amato. Sì, è il simbolo del dinosauro dopo il T-Rex, credo. Prima il T-Rex, poi c'è il Triceratopo e poi c'è quello col collo lungo che non ricordo il nome. Piedino. Il primo è il T-Rex. Si aspetta. E il secondo è il Triceratopo. Esatto. Se volete mi potrei cimentare nel fare l'unboxing. Così. I dadi.
i dadi vengono presi e lanciati. Oddio, aprire, aprire carte è difficile, non ce la faccio, ragazzi. Cioè, difficile, non è facile. Cioè, ve le aprirò dopo la vita. Mi mangio i dinosauri. Scusate, torno a normale. Carte. Allora, queste sono le carte, come potete leggere, in solitaria. Quindi probabilmente fanno parte del setup. Poi ci sono gli specialisti. Questa è la grafica che... Poi sono i colpi di scena. Probabilmente creano delle situazioni particolari nel parco. Carta obiettivo. Retro giallo. Frontale, compenso punti vittoria e requisiti per prendere punti vittoria. Le classiche Ziploc, che noi acquirenti apprezziamo davvero tanto, perché un setup adatto è molto più veloce. E niente, sono curioso di vedere come rientrerà nella scatola. Dopo ore, un festival di Sanremo, come potete sentire di fondo si sente anche il vincitore del festival. Muto. Ok, detto questo, zitto. Vi facciamo semplicemente vedere più o meno come pensiamo che vada messa nella scatola. Carte, dadi, qui tutte le tessere, diciamo, più piccole, le tessere più lunghe, il triceratopo, gli operai, che sono questi? Sì, lavoratori. Lavoratori, e poi abbiamo creato il setup iniziale di ogni giocatore, più le pedine comuni. Sopra mettiamo le diverse plance. Il mitico sacchettino e il ricordo. Eccoci di ritorno. Avete visto cosa c'è situato all'interno di questa scatolina? Non si tiene neanche sulla mia pancia, di solito riesco a appoggiarli bene, vedi, guarda, scivola, niente. Vita propria. Esatto. Sono dinosauri, mangiano sauri e dinosauri. Che dire? Allora, noi già siamo con una partita all'attivo, breve, sì. Perché si può scegliere breve, medio o lunga. O lunga, esatto. Il gioco come componentistica è alti livelli, cioè ultimamente la Genos sta prendendo probabilmente un fornitore o un ideale, io non so poi a livello di casa di produttrice come funziona, ma la strada è quella giusta. Sicuramente il prezzo non è basso, ma abbiamo delle plance. Sempre il solito discorso, rapporto qualità dei materiali e componenti, prezzo può starci, sì. Però cominciano a essere giochi, quasi tutti cominciano ad alzarsi di prezzo, forse cioè, emaniamo questa richiesta di aiuto, cerchiamo di limitare questa crescita esponenziale giusto. Giochi, allora, perché se no uccidiamo questo mondo. Cerchiamo proprio di spiegare una cosa prima, io spiego una cosa, il gioco in questione ha delle plance. Sì, scalate, come si possono dire? Cioè, c'è da scanalate per ok. Poi ci sono, non mi ricordo quanti dinosauri a forma di dinosauro, cioè papedine, meeple a forma di dinosauro. Ok. I dadi sono ben fatti, hanno ripreso colorambra, ripreso da Jurassic Park, insomma, con la zanzara. I meeple sono di diverso tipo, colore, grandezza, uno è col cappello. Che cioè tutto questo dove voglio arrivare? Sì, i prezzi sono aumentati, ma la qualità è aumentata, dai, non voglio. L'unica cosa che ci teniamo a dire è forse mettete la qualità dove serve e lasciate perdere posso andare in dialetto? Vai. I ricami. Cioè lasciamo perdere i dettagli, che va bene, però va bene, ma hanno un costo. In questo gioco la qualità, diciamo che ci può stare, è un gioco che va a ricalcare l'idea del famoso film, metterci una componentistica poi con una scelta di colori particolare, a me questa cosa anche, mi ha stupito anche molto. Graficamente, questi colori così sgargianti. Esatto, sì, molto, è veramente veramente carino, a partire dalla grafica davanti che è qualcosa di stupendo, a me è veramente. Proviamo a farvi vedere anche il retro. Sì. Il retro con tutto, ecco, questa è più o meno, adesso Sauro è scomparso, ma ci sto, questa è più o meno è l'intavolazione del gioco. Cioè tutto, quindi queste plance, tutte le plance dei giocatori con la possibilità di inserire i cubetti all'interno, tutti i vari dinosauri che si depositano, le monete, tante carte. Poi abbiamo scoperto il dito nel fondo schiena degli hooligans. Sì, gli hooligans, che fatica, veramente fastidiosi. Persone
maleducate che si infiltrano per forza all'interno del tuo parco giochi. E quando il dinosauro scappa per mangiarsi le persone, sono i primi che scappano, perché sono i primi a scappare. Niente, il gioco è valido, ve lo consigliamo. Per chi cerca un gestionale con delle meccaniche sì facili, ma diverse fasi, abbastanza complesso, abbastanza lungo, ma soprattutto che ama questa ambientazione, cioè si fa, sì, e che ama i giochi colorati, i giochi con grandi componentistica, noi lo consigliamo alla grande. Esatto. Che voto gli dai? Un 7,5, però sono condizionato dal fatto che l'ho giocato, perché forse gli avrei dato qualcosina di meno, gli avrei dato di meno, non so il perché. Però possiamo dire che siamo sicuramente super soddisfatti e ci aspettano tante partite, perché intanto quella breve l'abbiamo fatta, quella breve si gioca ma non si va a fondo. Diciamo che si capiscono bene le meccaniche del gioco con quella breve. Adesso si comincerà a fare quelle medie o poi più lunga per vedere proprio di sviscerare in ogni particolare il gioco. Vi ricordiamo come sempre di... vi ricordiamo come sempre di condividere il video, se vi è piaciuto mettere un pollice all'insù e commentare sotto in modo da farci sapere voi che ne pensate, poi iscrivetevi al canale se non lo siete e se siete iscritti attivate la campana che sta suonando Sauro in modo che sarete sempre aggiornati. E dalla pancia di Sauro è tutto, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao, ciao. How far can we get if we sail?